Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi faremo la recensione di questo storico modello della Harley Benton, la ST57 DG Tribute Series, dedicata a David Gilmour. Come ho detto prima, è un modello della serie ST, ok? È un modello storico di Thomann ed è presente nel catalogo da Thomann già dal 2016. È un modello della serie ST prodotta su tributo a David Gilmour. Ma non prendiamoci in ciance e vediamo subito le specifiche tecniche di questo particolare strumento. Il body è in ontano. Lo strumento non risulta né meno né troppo pesante rispetto a una Fender Stratocaster. La verniciatura nera lo rende davvero particolare, con uno stile davvero elegante. Il manico è tutto in acero canadese, compresa la tastiera con un radius di 350 mm e di profilo C. Il dorso è bello cicciotto, per un modello vintage al quale si sono ispirati, a differenza delle moderne Fender con i manici più sottili. Il diapason è uno standard da 648 mm, malgrado sia una chitarra a 21 tasti e un capotasto di 42, con un regolatore di truss rod a 3 vie. La paletta ha la stessa forma classica di shape della Harley Benton, come per tutte le serie ST. Le meccaniche sono della Cluson, in vintage style. Tengono bene le corde, restando ben salde, e non sono nemmeno tanto dure o troppo morbide nell'utilizzo delle chiavi. Avendo spupazzato per bene lo strumento, la cordatura si mantiene egregiamente bella stabile. Il capotasto montato non è in plastica, ma in Graftec Tusk XL Vintage, un materiale sintetico di qualità prodotto appositamente in aiuto ecologico alternativo a quelli creati in grafite, quindi qualitativamente validi per una chitarra di questo spessore. Il ponte è un tremolo standard synchronized, ben settato con le sellette regolabili sia in orizzontale che in verticale. Cosa interessante è che lo strumento mi è arrivato con un leggero rialzo posteriore di 2 mm dal piano armonico. Anche se le bolle possono essere regolate dal dorso a nostro piacimento, l'effetto whammy che è possibile ottenere non è solo in giù, ma anche spostando la leva verso l'alto. Leva che non si aggancia al ponte con una filettatura a vite, ma ha un grip ad incastro. All'interno del foro non è presente la filettatura, ma un cuscinetto di plastica che blocca la leva incastrandola appositamente nel suo alloggio. L'elettronica è ben congegnata. Allo stesso livello di tutti i modelli ST, con schermature ben fatte, i potenziometri non sono per niente duri o laschi e il selettore dei pickup è ben regolabile e saldo nelle selezioni scelte. I pickup montati sono Roswell SK52 True Vintage Stroker a magneti non allineati, sempre in Alnico 5. La scelta di tale configurazione sta proprio nella dinamicità dei suoni che lo strumento doveva rendere. Avendo i magneti più rialzati sulla terza e quarta corda, i suoni generati si prestano alla particolarità della timbrica e dinamicità che si deve raggiungere con questo strumento, a differenza delle altre Stratocaster standard. L'action è regolato su uno standard di 2 mm al 12° tasto, alla sesta corda, e 1,5 mm alla prima corda. In definitiva, si tratta di un modello e di uno strumento ben congegnato per suonare un determinato stile di musica,
blues, rock, country, ma non per tecniche di shredding. Oltretutto, le corde montate sono di una muta abbastanza grossa, 0,10-0,46, anche se nell'originale David Gilmour vengono usate una muta di corde con spessori più grandi da 0,10-0,48. La cordatura viene mantenuta più che egregiamente e i controlli di volume e due toni si prestano efficacemente a ottenere quel suono tipico desiderato, che contraddistingue il suono del conosciuto chitarrista. Ora proviamo a sentire la dinamicità dei suoni che si ottengono con questo strumento. ST57 DG Tribute non la collocherei in una fascia di chitarra entry level e tantomeno la consiglierei per chi inizia a suonare. Vista la sua conformazione e la dinamicità dei suoni che si riescono a tirar fuori da questo strumento, la rende praticamente avere una timbrica intrinseca proprio alla sua conformazione. Ovviamente poi dipende da noi e dalla nostra tecnica soggettiva, ma questo modello è nato appositamente come tributo già al conosciuto David Gilmour, quindi non ha bisogno di essere suonata con tecniche shred o altro. Infine, questo strumento è alla pari con la sua semplicità e al rapporto di qualità-prezzo. La resa di questo strumento la rende adesso un ottimo modello per quello che ne si può ricavare e ma soprattutto che ne si può ottenere con le sue timbriche dinamiche. E lo classifico direttamente tra i migliori della gamma ST in competizione anche con altre marche più blasonate. Ma non perdiamoci in chance e
Ascoltiamo subito due jam veloci ottenute con questo strumento. Per aver visionato questa recensione. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace qui sotto e non dimenticate di registrarvi al mio canale YouTube per avere nuove ed altre recensioni targate a livello. Grazie di nuovo per aver partecipato e ci vediamo con una nuova recensione. Stay rock and stay safe!